Salve a tutti, come da richiesta affronto nuovamente l'argomento di logica, quindi logica e matematica, quindi un argomento di logica matematica, però questa volta farò più attenzione a spiegare tutti i passaggi, perché coloro i quali non hanno le idee chiare su tutte le regole matematiche che ci sono dietro, è più comodo fare una ripassata su tutto ciò che viene svolto e detto. Quindi, quiz svolti. Tra l'altro, dato che la mia scrittura a volte non è delle migliori, voglio anche provare, così non me lo fa fare, vediamo se ci riesco così. Ok, voglio provare pure a usare un buon carattere, non troppo piccolo, però voglio provare a scrivere a macchina. Allora, il quiz è questo. Carlo, allora, Carlo vuole creare una successione. Scusate se sentite il suono di battitura. Sommando al numero precedente la sua metà. Se il primo valore inserito nella serie è meno 1, il quinto termine che segno avrà e quale sarà il suo valore? Questo è l'esercizio e andiamo a vedere come risolverlo. Allora, aumento di poco lo zoom. Allora, se questo è un valore qualsiasi della successione, e la successione non è nient'altro che un insieme di numeri ordinati legati tra loro da una regola algebrico-matematica. Se questo è il mio numero, questo sarà il suo successivo, ossia quello che viene dopo, questo sarà il successivo del successivo e questo sarà il precedente. Allora, scusate se ho scritto successione con una sola S, è un errore di battitura. Se il primo valore inserito nella serie è meno 1 e lui dice sommando al numero precedente la sua metà, cioè che xn meno 1 è il precedente di x con n, quindi questo sarà il precedente. Come abbiamo detto che xn più 1 sarà il successivo di x con n. Sappiamo anche che x con n è il precedente di x con n più 1, quindi possiamo dire così, cioè andando a sinistra, precedenti. Andando a sinistra, io di volta in volta vado a vedere i precedenti. E devo sommare al precedente, quindi per ottenere x ennesimo, io che cosa devo prendere? Devo sommare al precedente la sua metà. Quindi per avere x con n, io che devo fare? Devo prendere il precedente, quindi il valore xn-1, e gli devo sommare la sua metà, quindi riprendo xn-1 e lo divido per 2, così ottengo la sua metà. Adesso mi dice il primo valore nella serie è meno 1, quindi io so che questo valore xn-1 fa proprio meno 1. E quindi se vado a sostituire ottengo meno 1 più meno 1 mezzi, quindi è meno 1 meno un mezzo. Facendo il minimo comune multiplo è meno 2 mezzi meno un mezzo, che fa meno 3 mezzi. Penso che a questo ci siamo. Quindi il primo valore della successione è meno 3 mezzi. Vediamo il rosso. Meno 3 mezzi. Ritorniamo col nero. Adesso
Lasciatemi cancellare, così non devo aprire una nuova finestra. Adesso troviamoci cioè il secondo valore ce lo siamo trovato perché il primo ce lo dice la traccia, è meno 1, il secondo è meno 3 mezzi. Adesso troviamoci il terzo, il quarto e il quinto, così diciamo sia qual è il segno sia qual è il suo valore. Allora, rimettiamo la penna nera, metto il tratto quello un po' più fine, ci abbiamo meno 3 mezzi e a meno 3 mezzi dobbiamo sommare la sua metà, quindi meno 3 mezzi, meno 3 quarti. Adesso siete diventati bravi, il minimo con il multiplo è 4, quindi è meno 6, meno 3 e quindi fa meno 9 quarti. E possiamo aggiungere al terzo elemento della successione meno 9 quarti. A questo punto possiamo proseguire. Se dobbiamo sommare a meno 9 quarti la sua metà sarà meno 9 ottavi. E meno 9 quarti meno 9 ottavi, ormai avete capito che fa meno 27 ottavi. E così via. A meno 27 ottavi va aggiunta la sua metà, che sarà meno 27 sedicesimi, e il risultato è meno 81 sedicesimi. A questo punto ci siamo trovati il quarto termine della successione, meno 27 ottavi, tra l'altro una successione non banale, e quindi sono contento che abbiamo avuto l'opportunità di esercitarci su questa successione in particolare, e meno 81 sedicesimi. E in questo caso la risposta corretta era la risposta C, che è meno 81 sedicesimi. Prima di lasciarci, vi ricordo il consiglio che questi esercizi di test di logica, è ovvio che quando li farete da voi solamente e non li dovrete spiegare a nessuno, ovviamente non avrete grossi problemi di tempo. Ovviamente quando più voi vi esercitate, e più l'arte, l'abilità di risolvere questi quiz diventerà un qualcosa di vostro che vi apparterrà. Allora è normale che inizialmente avrete difficoltà, e queste difficoltà possono essere o di comprensione o anche di velocità di svolgimento, in quanto il tempo a disposizione è poco e quindi è importante riuscire a gestirlo al meglio. Però quello che vi voglio ricordare è che sicuramente non dovete confondere il tempo della durata di questa lezione con il tempo di svolgimento, perché sicuramente io faccio una prima parte introduttiva che molti di voi mi chiedono. Faccio una seconda parte in cui spiego e scrivo il problema e lo analizzo, una terza parte di svolgimento in cui specifico il procedimento e quindi la metodologia risolvente e la vado a risolvere passo passo, poi vado ad espletare, a esplicitare tutti i passaggi e a scrivere tutti i risultati e infine vi dico la risposta giusta. Ovviamente, quando voi sarete al quiz della preselettiva, siccome qualcuno mi ha fatto notare, va bene, il video dura 3 minuti, ma noi 3 minuti, 3 o 4 minuti, ma noi questi 4 minuti non ce l'abbiamo per esercizio. Voi non vi preoccupate, non confondete la durata del video con la durata di svolgimento. Soprattutto fate benissimo a lasciare commenti di qualsiasi tipo e a dire professore, cerchi di spiegare più velocemente, vada più al sodo, piuttosto che si addentri in maniera più specifica su determinate argomentazioni per toglierci ogni sorta di dubbio. Cioè, io sono contento di leggere ogni commento, sia esso un commento positivo, sia esso un commento negativo, sia un giudizio. Perché sicuramente il confronto, se diventa un confronto positivo, e io credo che lo sia già, il confronto tra noi è un confronto positivo, io penso che ogni persona che scrive, magari c'è anche qualcuno che mi dice, professore, io l'ho risolto in meno passaggi e più rapidamente, e là che devo dire? Vi faccio i complimenti. Cioè, se voi, non so se avete letto
il metodo laterale. Sicuramente quelle ci sono forme di pensiero, ci sono forme risolutive che possono essere del tipo più svariato. Allora, sicuramente chi riesce, magari anche pensandoci un pochettino più di tempo, perché io gli esercizi li risolvo in diretta, chi riesce a risolvere più rapidamente, a mio avviso riesce a creare un successo per sé e per gli altri nel momento in cui poi lo scrive. Cioè, quei commenti, secondo me, più belli sono sicuramente i ringraziamenti che mi fate, ma sono anche quelle persone che dicono: guarda, che io l'ho risolto in quest'altra maniera, mi esce pure e si fa pure prima. E quindi in realtà tutti coloro che magari provano anche ad esercitarsi in maniera diversa, non convenzionale, magari riescono a trovare dei risultati ugualmente, secondo me fanno bene, perché va sempre presa in considerazione la molteplicità delle intelligenze, per cui sicuramente ci saranno persone che hanno un'intelligenza di tipo più logica, chi induttiva, chi preferisce usare metodi deduttivi, chi ha un sesto senso marcato, chi ha. Cioè, ognuno di noi nel tempo è diventato esperto e conoscitore, me lo auguro, di se stesso. E allora, in questo senso, a mio avviso, lasciate perdere tutti quei consigli in cui vi dicono: guarda, si fa così, questa è la strada, basta. Questa è la via, seguite questa. Tutto il resto è sbagliato. Io vi dico assolutamente no. Le soluzioni a volte sono infinite e a volte una soluzione che va bene per uno può non andare bene per un altro. Perché? Semplicemente perché siamo diversi, ragioniamo in maniera diversa. Questo era doveroso dirlo, anche perché desidero prendermi qualche minuto in più, dato che me lo avete chiesto, per fare dei commenti e riflettervi con voi. Quindi, niente, io adesso vi auguro buono studio, lasciatevi i commenti, scrivetemi ciò che vi serve, seguiranno altri video, soprattutto se vedrò che, insomma, questi video continuano ad avere tra voi successo, condivisione, like e commenti. Vi auguro buono studio, buona giornata. Un caro saluto da Francesco.